Buonasera e benvenuti a Lecce, piazza Sant'Oronzo, postazione Cin Cin Bar di Luca Capilungo. Siamo qui per raccontarvi la festa di Sant'Oronzo, una 3 giorni piena di gioia, festività religiose ma anche profane, bancarelle, articoli tipici del territorio salentino, come per esempio l'artigianato ma anche la manifattura. E iniziamo subito a parlare di questa festa fantastica con i protagonisti, con coloro che lavorano quotidianamente affinché questi 3 giorni siano veramente indimenticabili non soltanto per i leccesi ma anche per i numerosi turisti che sono presenti qui. Dal bar Cin Cin Bar, dicevamo, con Mattia per parlare di quello che sta accadendo, tantissima gente. Sì, diciamo, la festa non delude mai le aspettative che ogni commerciante del luogo si propone. La festa qui da noi viene vista come, diciamo, la conclusione del periodo estivo che comunque, nonostante la forte crisi che sta colpendo, diciamo, il nostro paese, non è stata del tutto, insomma, negativa. Tanto è vero che ricordiamo, per chi non dovesse saperlo, che i leccesi che spesso nel periodo estivo vanno nelle case a mare o comunque in vacanza al di là fuori dalla città tornano appunto il 24, perché il 24 di agosto la festa inizia. Sì, diciamo, il leccese è molto attaccato a questa tradizione, la festa di Sant'Oronzo. Diciamo, oltre che proprio i cittadini di Lecce, anche da tutti i paesi limitrofi c'è una fortissima affluenza. Proprio per questo noi del bar ci siamo attrezzati anche esponendo il banco, rosticceria, gelateria e bibite anche fuori, per, insomma, soddisfare un po' tutti i bisogni dei nostri clienti. Ci sono anche posti a sedere proprio perché voi siete sulla piazza e potete anche dare un vero e proprio spettacolo ai vostri ospiti, quello che l'amministrazione comunale mette a disposizione. Sì, naturalmente siamo l'unico bar in piazza Sant'Oronzo che, insomma, possiede circa 20 posti a sedere fuori, posti che, diciamo, durante tutta l'arco della giornata sono sempre pieni, sia comunque sia per la bellezza della nostra piazza sia anche per la qualità dei nostri prodotti. Naturalmente firmati Luca Capilungo, che oltre ad avere qui il bar è anche, diciamo, il pasticcere numero 1 in Lecce e in provincia, possiamo dire con assoluta certezza. È famosissimo anche per le code d'aragosta piuttosto che i minion. Qual è il cavallo di battaglia? Battaglia naturalmente sono i pasticciotti, il nostro dolce tipico, e soprattutto i rustici per quanto riguarda la rosticceria, oltre comunque sia la pasticceria come torte, pasticceria assortita, dove comunque la sua qualità, freschezza, insomma, non arriva lì sia in Lecce che in provincia, come ho detto prima. Allora spieghiamo che cosa sono il rustico e il pasticciotto. Rustico? Allora, il rustico è un alimento cosiddetto da pasta sfoglia, dove all'interno troviamo besciamella, pomodoro e mozzarella e un pizzico di pepe. Diciamo, va mangiato qualsiasi ora della giornata, è davvero, anche se molto, diciamo, sostanzioso, è molto comunque leggero. Molti lo mangiano a colazione qui a Lecce. Anche, soprattutto i leccesi, ma anche i turisti. Già mattina alle 8 vengono qui, mangiano il rustico insieme al cappuccino, anche se non è proprio l'abbinata perfetta, però comunque fa molta gola. Invece per quanto riguarda il pasticciotto, che a differenza del rustico è dolce? È dolce. Il pasticciotto è pasta frolla, con all'interno crema pasticcera profumata di limone. Oltretutto abbiamo anche le varianti con la crema al cioccolato e crema più amarena. Come crema più amarena? Sì, all'interno c'è crema pasticcera e poi una amarena all'interno. Sì. Perché c'è sempre chi dice: ma va alla base oppure va l'amarena? Come ci si deve comportare? No, diciamo, in fase di realizzazione il pasticciotto viene messa la crema, l'amarena e poi coperto lo strato di pasta frolla finale. E poi va in cottura, naturalmente. Per quanto riguarda la festa di Sant'Oronzo, si lavora e ci sono quindi più turisti e fruitori di giorno o in serata? Guardi, come primo giorno posso dire che sicuramente in serata c'è più affluenza, perché comunque durante il giorno comunque le attività sono aperte, ancora si lavora e quant'altro. Di sera invece, naturalmente, tutti i leccesi e, diciamo, le paesi vengono qui in città e quindi l'affluenza è molto molto maggiore. Perché scegliere di passare da Luca Capilungo al Cin Cin Bar queste giornate? Perché, naturalmente, perché siamo i numeri 1, quindi non posso dire altro, insomma, non c'è da dire altro, insomma. Ok, grazie, gentilissimo. E quindi la festa di Sant'Oronzo si compone di numerose parti, come abbiamo visto c'è la parte culinaria, c'è la parte
dell'accoglienza ai turisti, ai salentini, ma poi ce ne sono tante altre, come per esempio gli spettacoli, come state e potete ascoltare. L'amministrazione comunale di Lecce ha infatti messo a disposizione un mega palco dove nei 3 giorni si esibiranno diversi gruppi. Allora iniziamo immediatamente a parlare di questo 24 agosto, l'inizio, la festa di San Giusto. Giusto, Fortunato e Oronzo infatti sono i 3 santi che si festeggiano, Oronzo è l'ultimo, Giusto il primo, e possiamo dire che per quanto Sant'Oronzo è quello più famoso, la processione che si tiene alle 19.30 del primo giorno è appunto formata da tutte e 3 le statue dei santi. La processione ha avuto inizio dal Piazza Duomo a Lecce, quindi dalla chiesa più importante della città, ha fatto poi un lungo giro nei pressi del Duomo, ha continuato per la circonvallazione di Lecce, è tornata qui in piazza Sant'Oronzo e poi le statue sono rientrate al Duomo. Dicevamo 3 giorni di spettacoli, all'inizio di questo 24 di agosto ci sono stati i fuochi pirotecnici mattutini. Alle ore 12 infatti si è potuto ascoltare questa meravigliosa performance in Contrada Masseria, poi come dicevamo prima alle 19.30 c'è stata la processione che ha avuto il via, è partita da Piazza Duomo e infine questa sera sul palco 3 band si esibiranno. La prima è l'Official Tribute Band Adriano Celentano, che è questa che state ascoltando, non canta solo musica e canzoni di Adriano Celentano, prima c'è stato un repertorio di musica anni 80, passando da Cyndi Lauper piuttosto che da gli Eurythmics ed ancora Patti Smith, e adesso invece, come potete ascoltare dalla musica, siamo passati ai cantautori italiani. Dopo ci sarà il gran concerto bandistico della città di Squinzano, l'abbiamo detto prima, la festa di Sant'Oronzo riesce ad unire anche i paesi limitrofi, perché di fatto è l'evento più importante dell'estate, quello folcloristico e tradizionale. Pensate infatti che tutto il centro storico e commerciale della città viene chiuso, blindato, e al posto delle auto e degli autobus che di solito percorrono quelle strade, fiumi di gente passeggiano tra le bancarelle, e le bancarelle sono piene di novità ma anche di prodotti sempre verdi che i leccesi e i fruitori abituali vogliono acquistare proprio in questa occasione. Tradizione vuole infatti che venga acquistato il pesce rosso, che ad ogni festa di Sant'Oronzo dovrebbe andare a inserirsi nell'acquario, nella bolla della propria casa. Se non i pesci non vi piacciono, poi si passa ai pulcini. Questa è una tradizione tipicamente leccese, anche perché dicevamo che tra gli appuntamenti ci sarà anche la fiera del bestiame l'ultimo giorno. Chiuderanno i De Natale e Santo Stefano, una commedia in vernacolo del Teatro Romano alle ore 22, sempre in questa piazza. Il 25 agosto la festa di Sant'Oronzo prosegue con swing, cabaret piuttosto che spettacoli e passeggio, e infine ci sarà una grande novità per l'ultimo giorno, ovvero per quello di Sant'Oronzo appunto. C'è un'attività per adulti e per bambini che si chiama orienteering, ma come vedete ci sono anche tantissime persone che in qualche modo vengono qui per fruire della festa, e lo fanno con tutta la famiglia. Gli orienteering, dicevamo, è un'attività che si può fare insieme, che può fare tutta la famiglia, e lo si fa appunto per divertirsi. Consiste in questo: l'organizzazione
da delle mappe e a seconda della piantina e della bussola che permette alle persone di orientarsi, appunto, si dovranno raggiungere dei percorsi e dei punti prestabiliti dove si punzonerà questa mappa. Chi prima finisce il percorso passando da tutti i punti vincerà il premio. Primo, secondo e terzo saranno appunto premiati. Poi ci saranno sempre nel primo pomeriggio uno spettacolo di danza, il Rio, Giorgia Maniglio e Anima Lune in concerto in piazzetta Santa Croce, la Benettanima, sempre teatro, e alla fine quello che è il momento clou della festa, la fine di queste celebrazioni che non sono soltanto religiose, avviene infatti con i fuochi d'artificio. Un tempo si diceva a mezzanotte, in realtà a Lecce i fuochi d'artificio vengono sparati dopo l'una e ogni anno ci sono delle sorprese, ogni anno se ne vedono sempre di più belli, così come le luminarie che in qualche modo abbelliscono questa piazza barocca che rende orgogliosi i salentini e i leccesi in tutto il mondo. E adesso godiamoci lo spettacolo. La crosticina su tutti e due i lati, rimanendo sempre tenero, incantata, al centro, signori. Sì, stavo guardando una semplice fettina di carne, perché è difficile trovare un tegame più o meno, fare sta cosa senza grassi e senza niente. Infatti tra l'altro sono sempre molto accattivanti, molto bravi. Sì, infatti sì, il signore sì, sa vendere francamente. Di dove è lei? Di Lecce? Qua vicino, Merine. Ed è ovviamente un'abitudinaria, cioè viene sempre. Sì. L'investimento mi sta riprendendo abbastanza. Grazie. E non c'è festa di Sant'Oronzo senza la copeta. Copeta che è il torrone tipico leccese, fatto ovvero con le mandorle grosse. Quello che vedete qui, insomma. Si fa con lo zucchero, la glassa e c'è un trucco. Si mette la scorza del limone grattugiato oppure in pezzetti piccolissimi. Come vedete ci sono moltissimi acquirenti perché oltre al torrone ci sono anche i dolciumi tipici delle feste in generale. Eccoci qui, a Lecce questa si chiama copeta. Sì. Come si fa? Si fa con le mandorle, zucchero, li fa bollire, naturale, tutto naturale. È buona? Spero di sì. Ma i denti poi fanno male oppure no? No, non fanno male, lo facciamo più morbido e un pochino più sottile. Piace di più ai bambini oppure agli adulti? Bambini, adulti soprattutto. E gli anziani? Gli anziani, se c'hanno i denti, li mangiano. Allora, per chiunque abbia i denti, copeta. Copeta, grazie. Allora, cosa state facendo qui? Stiamo facendo il croccante, in dialetto, meglio detto, cupeta. Di dove siete voi? Noi di Matino. Quindi giocate in casa? Ah sì, sicuramente. Allora, questo è lo zucchero. Lo zucchero che si sta cuocendo, è quasi cotto, e quando arriva a temperatura si mettono le mandorle, si amalgama il tutto e si versa sul marmo. Allora, qual è la temperatura corretta? No, come temperatura non abbiamo una temperatura precisa, perché è una cosa manuale, ecco, bisogna stare attenti alla cottura, bisogna sapere, ecco, è l'esperienza che ti fa capire quando è pronta. Ecco, adesso abbiamo messo le mandorle intere e grosse. Sì, selezionate, italiane, ci tengo a precisare. Selezionate nel senso che? Che questa è una selezione di mandorle Italia. Ok. Quindi adesso in giro ci stanno tante mandorle, noi usiamo solo mandorla italiana. Al gusto immagino che si sente. Sicuramente sì. I costi cambiano? I costi no, diciamo di no, perché comunque chi la dovrebbe vendere di meno non la vende di meno. E quindi come costi siamo là. Quindi sta all'acquirente poi vedere dove e comprare. Assaggiare prima e poi comprare. Assaggiare c'è sempre. E c'è la possibilità di assaggiarla prima di acquistarla? Da noi sì. Diceva un'altra cosa prima, che va messa sul marmo, sì, e tagliata, calda? No, prima farla raffreddare, amalgamare il tutto e poi dopo tagliata. E il trucchetto del limone? No, il limone noi non lo mettiamo, mettiamo aroma vaniglia perché il limone poi a tanti piace, sono dei gusti un po', si può fare all'arancio, si può fare un po' da qualsiasi gusto, noi mettiamo vaniglia, un po' per tutti diciamo, un gusto.
gusto classico. E piace a grandi e bambini? Sì, sì, molto ai giovani ultimamente. Ultimamente molto ai giovani stanno riscoprendo le tradizioni. Si può anche regalare? Sì, come no. Allora, per chi dovesse venire alla festa di Sant'Oronzo, magari dal nord Italia, portate un po' di copete a casa. Sicuramente, è quello che fanno, diciamo, in genere. Ecco, comunque... Si assaggia. Si assaggia. Assaggiala tu e dai un... Vediamo com'è. Spero vi dà un giudizio. Ne voglio un altro, si può? Come no? Ok. Adesso fammela versare, se no la brucio. Ok. Chiedo scusa ai nostri telespettatori, io intanto continuo a ruminare e vediamo invece come continua la preparazione della cupeta, perché adesso abbiamo inserito la giusta quantità di mandorle per la giusta quantità di zucchero e stiamo per procedere a versare il tutto sul marmo, che deve essere freddo. Diceva? Un minuto e siamo pronti. Ovviamente questa è la parte più difficile, vero? Questa è la parte più difficile. No, il croccante sembra una cosa semplice, ma è molto difficile, diciamo, da fare. È un dolce che può sembrare semplice, ma è una cosa molto difficile. Tra l'altro devo essere onesta, adesso che ho inserito un po' di zuccheri nel mio corpo, il mio cervello continua... A macinare, devo dirvi che c'è un giusto equilibrio tra zucchero e mandorle, cioè non è dolcissima ma non è nauseante, ma è anche appetibile. La mandorla si sente lo zucchero, giusto equilibrio nel tutto. Sì, è quella la, diciamo, la ricetta giusta per poterne mangiare abbastanza, ecco, se no la nostra esperienza ci fa fare questo croccante, insomma. È croccante ma non troppo, non fa male ai denti, è vero, è sia per grandi che per piccini, e le mandorle sono buone. Adesso attendiamo ancora che l'impasto raggiunga il giusto, la giusta compattezza. E ci siamo. Ecco che le mandorle cadono sul piano. Adesso bisognerà essere decisamente rapidi nel dare la forma a quella che è la copeta. Di solito si fa uno strato omogeneo che poi viene diviso e tagliato a seconda del gusto, quindi in pezzi più grandi oppure più piccoli. Questo è l'aroma alla vaniglia di cui parlavamo prima. È peccato che voi non possiate sentirne l'odore, perché poi la copeta calda ha il suo fascino. Sì, cioè il suo fascino, a parte come tradizione, però c'è proprio il suo fascino a vederla. È vero, l'odore è molto forte, ma anche molto molto buono, molto dolce. E dopo è buono a mangiare. E dopo, come dice il nostro maestro artigiano della copeta, possiamo chiamarla così? Sì, artigiano mi va bene come definizione. Ci sono anche tantissime persone che stanno osservando con noi la preparazione della copeta, di questi dolciumi tipici del Salento. Da dove venite? Parla da lei, lei è americana. Where are you from? New York. Okay. Do you like this typical dish? I love it. It's one of my favorites. Yeah. I was born in Calabria. And they do the torroni with the almonds. But this is here. Okay. Yes. And do you speak Italian? Un poco. Okay.
La cucina italiana? Sì. Ti piace? Sì, tanto, molto. Tutta? Sì, tutta. Dalla Calabria alla Lombardia? Sì, sì, tutto. E la Puglia? La Puglia cucina lui di Puglia, tutte le... Sono di Brindisi. Perfetto. Cioè Mesagna, provincia Brindisi. E quindi la copeta... Ho fermato a fargliela vedere, soltanto io la conosco, sapevo già come si confeziona. Mi sono fermato a farle vedere a lei. Adesso va assaggiata perché è buona. No, io se lo vuole lei assaggiare, sì, sì. Volentieri, ma io no. Bisogna avere i denti buoni, io non ce l'ho un po'. E quindi la Calabria, una l'Italia, cosa, New York. Una capsula costa 500 euro e non voglio spezzarmi una bella copeta. Giusto, anche se abbiamo visto che è giusta, è una copeta giusta. Adesso originale. Volevamo farla assaggiare anche alla nostra amica di New York che è rimasta affascinata dal procedimento per realizzare la copeta. Questa è ancora calda. No, non si mangia calda. Questa no. Ricchissima. E sono mandorle italiane. Ecco, la Puglia. La Puglia. Grazie. E questa è una novità, i pistacchi con lo zucchero. Pistacchio di Bronte di Sicilia. Buono. Buonissimo, abbiamo fatto anche il Sicil Salento che abbiamo unito il pistacchio con la mandorla bianca che piace ai salentini. Allora, da dove venite? Catania, ma facciamo tutte le manifestazioni di luglio-agosto nel Salento. Siamo fissi a Otranto tutta l'estate, fino a settembre. E poi invece per Sant'Oronzo siete qui? Per Sant'Oronzo siamo qui, come ogni anno, Angolo Pietrinchesi, a fare ogni anno una specialità nuova. Allora, vediamo anche che ci sono le mele caramellate. Mele caramellate con colore naturale, così non fa più male ai bambini, che era anche nocivo prima. E Biancaneve che dice? Biancaneve è scappata con i sette nani. Quindi niente mela per lei? Niente mela. Ma non sono avvelenate? No, sono sempre dolci. Ciao bambola! Tu? Anche tu, anche a te piace la copeta? Sì. Ti piace? Sì. Ragazzi, e ne mangi? Sì. Allora, visto che adesso dobbiamo fare posto per questo nuovo dolce che unisce la Sicilia e la Puglia, vediamo un po'. Salento, arrivo subito, ti faccio vedere la roba. Guarda. Il Sicil Salento, dove ci sono sia i pinoli che le mandorle insieme a creare appunto questo dolce particolare. Sicuramente le due regioni sono accomunate da un gran caldo e da persone sempre allegre e sempre pronte ad allietare i turisti. Sembra buono? Sì, sì, è ottimo. L'avete già assaggiato? Certo, se no farei a dirlo. Così è come viene il finale, guarda. Questo è il finale, questo invece è il Sicil Salento, pistacchio e mandorla bianca. Che piace tanto. E questo invece è solo? Solo pistacchio di Bronte 100%. Quindi è solo Sicilia? Io sono siciliano, sono palermitano, quindi siciliano e leccese, mi sono sposato col dolce. Anche i cannoli, siamo la vetrina di là. Allora andiamoli a vedere dopo questi cannoli. Andiamo a vederli. Visto che adesso stiamo facendo questa questa unione tra le due regioni, vediamo che tu ci porti? Sì, dai, dammi a me. Sì! Allora, questi sono i cannoli? Sì, no, questi sono biscotti. E i cannoli quali sono invece? Eccola che la nostra venditrice provetta ci porta a guardare i cannoli siciliani. Eccoli qui nella vetrina. Allora, come sono questi cannoli? Vengono. E cosa c'è dentro? Diamo un aiuto? Cosa c'è dentro i cannoli? La ricotta di pecora siciliana? Sì, esatto. E poi anche ci sono sia semplici? Ci sono con i canditi o semplici oppure con il cioccolato o con la mandorla.
Quante calorie ci sono in un cannolo? Ce ne sono tante, però... E quanta felicità? Tantissima. Si vede dai sorrisi, eh? Tu li mangi? Sì. Grazie. Dammi. Dammi. Va bene, lo confesso. Lo sapete, anch'io sono leccese e ogni anno attendo la festa di Sant'Oronzo per farmi incidere sulla penna il mio nome, qui. Perché io vi trovo solo qui e come me tanti altri. Da quanti anni venite? Da 20 anni. Ah, ecco perché. Sì, da 20 anni sempre nel solito posto, quindi tutti i leccesi che lo sanno vengono qui a farsi le medagliette per il cane oppure la penna con l'incisione del nome. O le vari oggetti che porto nuovi ogni anno. Tra l'altro c'è da dire che personalizzare un oggetto lo rende davvero proprio. Lo rende davvero proprio, lo rende personale. Quindi quando si regala una cosa si regala con l'iniziale o il nome del proprio compagno, della propria compagna. In fondo è un sogno che si porta addosso. Per quanto riguarda la penna, invece, da giornalista ne sono ovviamente affezionata, affezionatissima, e non voglio assolutamente che si perda. Certamente, molte, chiaro, vengono fregate in ufficio, per quelle con le proprie iniziali questo è molto più difficile. E poi un po' di vanità, insomma, sulla penna, sull'oggetto, non fa male, amare qualcosa. Quanto si deve amare questo lavoro? Beh, si deve amare molto, anche. E non è difficile perché le persone ti danno soddisfazione, gli piace quello che fai e ti danno la forza e il coraggio di tornare ogni anno e sapere di rincontrare ogni volta bambini che sono diventati adulti, che si sono fidanzati oppure signori che sono diventati anziani e ancora vengono a salutare e a comprare l'oggettino. Come si lavora? E qui fate tutto a mano? Sì, facciamo tutto a mano, un metodo molto antico, una macchina di 30 anni fa, non computerizzata, e ripeto i gesti di chi ha inventato queste cose. Insomma, il fatto di poter incidere sugli oggetti è molto antico. Ecco, adesso state facendo una medaglietta? Una medaglietta per un cane. Possiamo vedere come fate? Esattamente. Metterò il nome e il numero di telefono proprio perché il cane quando scappa ha pure il microchip, però è anche vero che basta una telefonata per rintracciare il proprietario e diventa tutto molto più facile. Ok, allora mentre le lavora chiediamo un po' chi è il proprietario di Edo. Andati a farsi una giratina perché così non devono aspettare il lavoro, i 5 minuti del lavoro. Ok, allora noi osserviamo solamente adesso. Come vedete si stanno posizionando i numeri che andranno sulla medaglietta. Nel vecchio metodo tipografico. Si prendono le misure sull'osso. E si centra, in questo caso il numero di telefono si centra nella metà dell'osso. Poi una punta di diamante inciderà l'acciaio della medaglietta. Ecco che siamo partiti. Abbiamo iniziato ad incidere la medaglietta per il nostro Edo. Il numero c'è. Ecco qua, in pratica è un numero inciso nel metallo, non andrà mai via e quindi questo signore è sicuro che quando il suo cane per caso scapperà qualcuno gli telefonerà e potrà ritrovare il suo caro. Basta poco, abbiamo regalato un sorriso. È vero, è così. Grazie. E gli spettacoli in piazza Sant'Oronzo si susseguono con Adriano Celentano Tribute Band che sul palco sta allietando le migliaia di persone che si sono riunite qui per la festa di Sant'Oronzo. Un anello di persone incorniciate da queste luminarie
fantastiche a luci LED e ascoltano la buona musica italiana partecipando e battendo le mani. Questo è il popolo e la piazza di Sant'Oronzo. Vediamo se è vero che piace ai giovani e non. Vi state divertendo? Tantissimo, anche perché sono le canzoni degli anni nostri, quindi sono bellissime. Vero? Divertito? Sì, sì. Meglio artisti locali che artisti di fama nazionale che vengono per 5 minuti e via. Parlavamo dei turisti, di dove siete? Napoli. Vi state divertendo qui nel Salento? Ci siamo trovati in piazza, è veramente carino. Questa è la festa di Sant'Oronzo, festa patronale. Sì. Quanti giorni starete qui? Ma un giorno, domani andiamo via, quindi... E il mare vi è piaciuto? Bellissimo, tutto bello Salento, da ritornare. Allora da dove viene lei? Da Firenze. È bella Firenze! Bellissima! È la prima volta che è qui per la festa di Sant'Oronzo? No, io vengo qui perché ho mia sorella che vive qua a Lecce. E fa la giornalista e mi sta intervistando. Ah, bene. Eh sì, lo ammetto. E mio fratello, allora facciamo una chiusura di famiglia, perché Sant'Oronzo unisce anche le famiglie e i cuori. E allora, grazie per essere stati con noi su eventimagazine.it, la postazione al Cin Cin Bar di Piazza Sant'Oronzo, e la festa per leccesi, salentini e turisti continua.